Eccoti, Aloy. Sì, volevo solo vedere voi come stavate. Vuoi dire dopo aver visto una donna identica a te che non eri tu nel sotterraneo? Deve essere molto più strano per te che per noi, eh? Sì, un po'. Ma Varl dice che può aiutarci con la missione. Forse. Hai fatto anche altro? Ho studiato i virgulti di Gaia, le sottofunzioni. Volevo capire perché una di loro avesse ridotto così fa. Immagina il mio stupore quando, leggendo di Efesto, ho scoperto che aiutò a creare le macchine, terranumi inclusi. Insomma, gli Utaru devono a Efesto lo stile di vita, ma anche i loro attuali problemi. Perciò dobbiamo ricostruire Gaia. Scoperto cose interessanti? Abbiamo parecchio da studiare, ora che Etere è fuso con Gaia. Se penso che macchine come gli Avis Tempesta servivano a guarire il cielo, da piccola ne ero terrorizzata. Il rombo dei tuoni mi dà ancora i brividi. Ma tutto quello che Gaia crea ha uno scopo, no? Già. E se ritroviamo Efesto, può riprendere il controllo degli Avis Tempesta. Hai conosciuto Beta? Varl ha detto che era ferita. Volevo darle un estratto per alleviare il dolore. Molto carino. Spero solo che non intenda restare là sotto tutto il tempo. Temo abbia passato così gran parte della sua vita. Ti devo lasciare. La terra fiorisca al tuo passaggio. Aloy, abbiamo raccolto delle scorte in quel baule. Serviti pure. Dov'è finito Cotallo? I professori usavano gli ologrammi per tutto. Sì, li usavano per sperimentare tantissimo. Gli ologrammi sono illusioni. Qui sarò al sicuro.
silenzio senza la pioggia. Non devono profanare casa nostra! Risparmiatevi quei sorrisi. I Tenakt capiscono solo la forza. E la nostra è stata appena sufficiente. Loro torneranno. Tu, artefice della nostra vittoria. Parliamo. Voglio tutti quanti in difesa del valico. I tuoi uomini sembrano... fragili, virgulti. Sono bambini armati di bastoni. È il massimo che posso fare.
Ed è solo l'inizio. I ribelli hanno mandato semplici ricognitori. Ma non manca molto prima che tornino ad attaccarci in massa. Se verranno con le macchine, per noi non ci sarà spirito combattivo che tenga. Sembri saperla lunga sulle tattiche dei Tenakt. Quando i clan Tenakt hanno respinto gli invasori Karja, mi sono unito a loro. Hai imparato a combattere dai Tenakt? E non solo. Mi hanno insegnato a lavorare i metalli. Forse nessun altro Utaro ne è capace. Mai avrei pensato di usare contro di loro quello che ho imparato allora. Qui possiamo parlare in pace. Allora, qual è il piano? Il piano era creare armi per i miei guerrieri. Il mio miglior scalatore, Vaus, cercava i materiali sul Tamburadice. Ci servono le capsule che i grandi fauci lasciano sulla vetta. Ma lo squilibrio gli ha resi pericolosi quanto la stessa scalata. Vaus non è tornato. A noi servono le difese e non c'è più molto tempo. Se la salvatrice di Meridiana volesse aiutarci un altro po', potrebbe risolverci i problemi. Tu sai chi sono? Capelli rossi, arco e combatti meglio che 10 guerrieri. Hai una certa fama. Ed è famoso anche il tuo screzio con il coro. So che significa questo posto per la tua gente, ma siete pochi e mal equipaggiati. Potete partire, salvarvi. Hai mai visto quel fiore piccolo e candido che quando cade sembra neve in primavera? Mia figlia lo chiamava canto fresco. Quando se n'è andata, aveva con sé i semi di quei fiori. Fiori che ora crescono nel bosco, al centro di Inno Fluviale. Piantati da me personalmente, insieme ai semi di ogni fratello e sorella che abbiamo perduto nei giorni rossi. Noi, io, non posso abbandonarli. Conosci Zo? Conoscevo la guerriera che ha guidato i valorosi contro i Karja. Ma la Zo che è tornata dalla rotta passa troppo tempo a rimuginare su cose che andavano fatte e basta. Io non cedo ai rimpianti. Conosci Zo? Conoscevo, ma la Zo che passa troppo tempo. Io non cedo ai. Mi dispiace. Per tua figlia. La guerra
l'ha presa. Ho trovato conforto in ogni cargia trafitto dalla mia lancia. Tutto ciò che mi resta di lei è in questo bosco. Nessun Tenakt potrà cacciarmi. Tutti gli Utaru portano dei semi. Riceviamo il borsello poco dopo la nascita. Quando moriamo, seppelliamo i semi. E dalla nostra morte scaturisce nuova vita. Così restiamo in sintonia con il ritmo del mondo. Perché l'ascesa al Tamburadice è così pericolosa? Nasconde una rete di passaggi sommersi e caverne che richiedono una particolare esperienza. La mia gente lo usa come rifugio, ma con lo squilibrio le macchine hanno preso a infestare le cavità più profonde. E tutta Inno Fluviale e il bosco vivono della sua acqua. Vi siamo legati quanto lo siamo ai semi che crescono alle tue spalle. Di preciso qual è il tuo ruolo? Sono il tessimetalli di Inno Fluviale. Ma sul mio conto basta sapere che lotto per la sopravvivenza della mia gente. Grazie a te, forse abbiamo una possibilità. Dimmi di più su quelle capsule. È molto difficile prenderle. Le fanno i grandi fauci. Bisogna essere così svelti da raccoglierle prima che sprofondino. Il loro metallo è tra i più robusti che abbia mai tessuto. Senza, abbiamo ben poche speranze di farcela. Se non volete proprio andarvene, ci toccherà creare delle armi. Te ne sono grato, ma non c'è più tempo. Vieni con me. Di qua. Con quelle capsule e molta fortuna, potremmo anche uscirne vivi.
Speriamo che quei boccioli sappiano tenere testa a un gruppo di magi. Non posso essere ovunque, di sicuro non ho il fisico di un tempo. Mi pare che fossero decisi a restare almeno quanto te. Di certo sarà la battaglia della loro vita. Ci siamo quasi. È il posto migliore per nascondere chi non può battersi. Ma se cadiamo, presto i Tenakt li troveranno. Ci siamo. Ci siamo. Hai qualche domanda? Sono pronta. Buona fortuna. Vieni alla forgia quando hai finito. Meglio se inizio a camminarmi più vicino. Devo capire come arrivare lassù. Piano piano. Posso metterlo nella mia faccia. Posso scordarmi di passare per di qua. Non mi sembra ci sia un modo semplice per scalare questa caverna. Se qui ci sono dei tunnel, qualcuno potrebbe essere sommerso. Magari sbuca in un posto da cui potrò risalire le caverne.
posso salire, forse devo scendere. Sono causate da macchine. Porterò il suo borsello di segni a chiudere. Sembra un gesto prezioso per gli Tau. Questi segni non ti funzioneranno. Saliamo queste caverne.
al momento giusto, dovrei riuscire a usare il rampino per arrivare dall'altra parte. Siamo quasi. Eccomi. Ora troviamo quei grandi fauci. Senza munizioni. Eccoli. Le capsule che espellono sono quelle che servono a più. Dovrei riuscire a prenderle subito dopo che hanno toccato terra. Se faccio piano, saranno mie senza che le macchine si accorgano di nulla.
Ho quello che volevi. Sei giusto in tempo. Hai trovato Vaus? Io ho il suo borsello di semi. Prego sia l'ultimo da seppellire. Ma ora preparo le armi. Speriamo che basti. Dovrà bastare. State tutti al riparo finché non... Segnale! Usaru! Perino fluviale! Usaru! Perino fluviale! Perino fluviale! Caduti!
dire che quei giovani ci hanno saputo fare. Ma la vittoria la dobbiamo a te, cacciatrice. Non è stato merito delle mie armi o delle strategie, Q. Io ho procurato i pezzi. Comunque, voglio darti questo. È stato utile per noi. Lo sarà anche per te. Ne avrò cura. Attenta là fuori. Primi canto fresco a fiorire. Quando li osservo sento che si allevia il peso dei miei anni. Meravigliosi. È stato bello vedere i giovani combattere. Ammetto che quei boccioli si sono difesi bene, forti come radici di alberi poderosi. Ma questo non dirglielo. Terrò la bocca chiusa. Bene, vado a controllare che i guerrieri vittoriosi non eccedano con i festeggiamenti. Non ci credo. Ero tornata pronta a combattere, ma ho scoperto che hai già sistemato tutto. Non ero da sola. Siate fortunati ad avere Q. Testardo come Malerba, Q. Ma è bello ritrovarsi a Inno Fluviale e restarci ora. Che la terra fiorisca al tuo passaggio, Aloy. Che dire, hai appena migliorato la mia giornata. Eri all'allenamento di tiro con l'arco.